Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Xpacard e oggi siamo qui su questo video che praticamente già portavo prima ma adesso è da tantissimo che non porto, ovvero le vostre esperienze paranormali. Allora, io ho messo un post su Instagram che appunto ho scritto se qualche volta vi fosse mai capitato qualcosa di scrivermelo in direct, no scusate, nell'email. Infatti molti di voi me l'hanno scritto in direct ragazzi, ma io ho specificato, ho messo anche l'email grande. Ve la metto anche qua sotto in descrizione in caso voleste, non lo so, lasciarmi la vostra esperienza e se questo video appunto arriva a 600 like porterò un altro episodio sulle vostre esperienze, quindi me l'avete scritto veramente tante, quindi se alcune non le leggerò in questo video, magari se arriviamo a 600 like nel prossimo video le leggerò. E prima di iniziare vi voglio dire una cosa, allora ragazzi, vi invito a passare nel canale di un mio amico che è Polpuvece, che vi lascio il link in descrizione, praticamente porta top horror, misteri, reaction e fa video veramente belli, quindi andate su questo canale, iscrivetevi, aiutatelo a farlo arrivare almeno a 50.000 iscritti ragazzi, forse in estate dovremmo fare anche la tavola Ouija insieme e quindi vi lascio anche di quello lì il link in descrizione, passateci e iscrivetevi. Detto questo, che dire ragazzi, iniziamo subito e buona visione. Ok, iniziamo subito, io ne metto una a caso, ragazzi, nel senso scorro e metto il primo a caso perché poi sono tanti, quindi raga non so nemmeno io da dove iniziare, metto uno a caso e vediamo. Allora, il primo che mi è capitato è Nathan Campanale. È molto piccola, quindi, cioè è molto corto come commento, come storia, quindi può essere che ne leggo più di, non lo so quanto ne leggerò, quindi vediamo. Allora, ero a casa dei miei nonni, tutti dormivano. La casa è abbastanza vecchia, avevo guardato prima una foto, abbastanza terrificante, ed ero alquanto spaventato. Ad un certo punto, dalla cucina, sento un affanno incredibile. Da lì mi sono messo sotto le coperte ed ho chiuso gli occhi, tutto terrificante. Capisce poco. Allora, era a casa. Vabbè, allora, da come ho capito, può essere anche la suggestione. Cioè, questo qui, da come ho capito, Nathan. Ciao, Nathan, grazie. E ho capito che ha visto una foto, si è spaventata e dalla cucina ha sentito un rumore. Ma penso sia più suggestione. Però, io non lo potrò mai sapere se è vero oppure no. Quindi, andiamo al secondo. Mattia Tablet. Ok, allora, praticamente una sera verso le 2:30 stavo giocando. Apro la porta della mia camera per andare in bagno e vedo il carrozzino di mia sorella muoversi davanti. Allora corro in bagno, faccio quello che deve fare e corro in camera. Praticamente sono rimasto sveglio tutta la notte. Ok, mamma mia, questo qui se è vero è veramente terrificante. Praticamente mi immagino io che vado in bagno e vedo una carrozzina muoversi da sola alle 2:30, veramente terrificante. Io non ci sarei nemmeno andato in bagno, a parte gli scherzi, sarei tornato in stanza e vaffanculo, tanto se non ne dormivo tutta la notte. Quindi molto bella, grazie Mattia, andiamo alla prossima. YTP by Andrea. YTP che vuol dire YouTube poop se non sbaglio, però vediamo allora. Era un anno fa, ero in camera mia e stavo guardando dei video quando ad un tratto si muove l'astronave di Star Wars che era appesa a due fili al mio armadio. Io mi spaventai molto e corsi subito in soggiorno. Non volevo entrare per nessuna ragione, è la cosa strana. Madonna raga, però scrivetemelo per bene, per favore. Cioè, la cosa strana è che sia la porta che sia la finestra erano entrambe chiuse. E tutt'oggi non mi so dare una spiegazione logica. PS sei un grande, grazie mille Andrea. Allora, come ho capito, praticamente anch'io nella casa vecchia avevo tipo uno space shuttle di Lego e l'avevo appeso tipo alla finestra con un filo invisibile. E da come ho capito c'era la porta chiusa e la finestra chiusa, e praticamente questa navicella di Star Wars ha cominciato a oscillare, quindi molto pauroso, però molto bello. Grazie mille, andiamo alla prossima. Auro Usumaki, mamma mia, questo qui è lunghissimo. La mia esperienza paranormale è successa mesi fa. Nel periodo natalizio, ah, che bella questa qui con tutte le virgole e tutto, ti ringrazio. Nel periodo natalizio, verso la fine della scuola, mi stavo preparando per andare a scuola, turno pomeridiano. Ed essendo in anticipo, poggio il mio cappotto rosso sul letto e torno allo specchio che ho nella mia camera da letto per completare il trucco. Improvvisamente sento una sensazione strana, come se ci fosse qualcosa dietro di me che mi tocca la spalla. Era una sensazione talmente forte che mi girai di scatto, ma non c'era niente. Ho provato molte volte la sensazione di non essere sola e di qualcuno che mi sfiori, ma mai come quella volta. Iniziai ad agitarmi e dissi: "Mi sono annoiata di te. Se vuoi dirmi qualcosa, dimmelo e basta." Molto bravo. Oppure dammi un segno. È così che si deve fare. Brava, brava Auro.
Mentre dicevo quella parola, il cappotto che era sul letto cadde per terra, come se fosse stato tirato da qualcuno. E lì lo manderei anche a fanculo, tanto visto che ci sei. Cominciai a rabbrividire, così corsi in salotto da mia nonna senza dirle niente. Quando tornai anch'io ho fatto un botto di volti così, tipo succede qualcosa. Ora, ovviamente ora è diverso perché ormai ci sono abituato, ma da piccolo tipo sentivo un rumore, mia mamma era in cucina, vado in cucina e comincio a guardarla, a parlare come. E lei, mi deve dire qualcosa? No, no, mamma. Quando tornai nella stanza, il mio cane corse verso qualcosa che io non vedevo. Perché in effetti dicono che il cane vedono queste cose, i cani vedono queste cose, però non si sa. Più i gatti, se non sbaglio. Cominciò a fare la festa e a saltellare come se avesse visto qualcuno che non vedeva da molto. Ancora oggi non riesco a spiegarmi se sia stata tutta una coincidenza oppure no. Tu cosa mi dici? Veramente bellissima, bellissima storia o esperienza, quello che è bellissima. Questo lo devi sapere te se praticamente ti è morto qualche caro, qualche parente, perché se il cane fa così vuol dire che non è nulla di brutto, cioè nel senso più che altro è qualcuno come hai detto te che non vedeva da tanto tempo, quindi. Se c'è qualche familiare tuo che praticamente il cane conosceva e poi è morto, stanne sicuro che è quello. Però poi se invece il cane non ha mai visto questo tuo parente che poi è morto, non so cosa dirti, non lo so veramente. Molto bella, grazie mille, andiamo alla prossima. Valeria Pepe, era l'ora di pranzo e stavo mangiando con la mia famiglia, passarono ore e mio fratello andò sopra, ma all'improvviso qualcuno spinse mio fratello sulle scale. Per fortuna non si è fatto niente, ma non avevamo capito che c'era uno spirito in casa mia. Passarono giorni e mesi e anni e ancora oggi siamo scioccati da quel fatto. Ok, qualcuno spinse mio fratello sulle scale. Molto figa questa cosa. Poi lo sapete ora se c'è qualcuno, quindi non so raga, lo potete sapere solo voi se in casa vostra c'è uno spirito oppure no. Speriamo di no. Comunque andiamo alla prossima che è Jessica Pacci. Ciao, io di esperienze paranormali te ne potrei dire un'infinità, dato che mi succedono da 19 anni. A parte sentire rumori insoliti e ombre anomale, che quello è l'ordine del giorno, potrei raccontarti una delle ultime cose che mi sono successe. Allora, era iniziata una sera in macchina con una mia amica. Eravamo fermi e a un certo punto abbiamo sentito bussare sulla macchina due volte, ma non c'era nessuno. Parto con la macchina e una persona mi ha attraversato la strada e ovviamente ho sterzato per non prenderla. Questo è quello che ho visto io, perché la mia amica mi ha detto che non c'era nessuno. Da quella sera la cosa si è fatta sempre più sentire, sempre più rumori, cose che si spostano, e gatti che saltano ostacoli inesistenti. Fino a qua diciamo tutto ok, perché sono abituata, ma una notte mentre dormivo mi sono svegliata di colpo con il sospiro bloccato. Ma la cosa strana che mi ha spaventato è stata io che mi sentivo tenere alzata dai fianchi. Ero praticamente tutta distesa e solo la parte del bacino alzata. Non ti dico il dolore, perché non riuscivo a muovermi. Dopo questo mi sono appoggiata a due ragazzi per aiutarmi in quello che mi stava succedendo. Mi hanno fatto fare la tavola Ouija, sbagliaste. Ma ti dico la verità, non sono sicuro che sia stata fatta in maniera corretta. Ho anche la sensazione che non sia stata chiusa come doveva. Se vuoi ti posso raccontare come è stata fatta dall'inizio alla fine. Questo è solo un frammento di quello che succede a me, anzi, forse il meno di quello che mi è successo. Praticamente te sei messa a me peggio di me, quindi se te mi vuoi raccontare dell'altro, scrivimi tutto su Instagram. Quindi raga, comunque mi invito a passare su Instagram che trovate il link in descrizione. Facciamo le ultime due, allora. Vediamo, facciamo così. Maika Delai, ok. Ciao, ciao. Ho avuto varie esperienze paranormali da quando ho fatto la mia prima tavola Ouija. Raga, io devo dire la verità che io da quando faccio la tavola Ouija, nel senso. Io so come ora l'unico, come ora, poi speriamo, preghiamo Dio che. Guarda caso faccio tavola Ouija e a casa non mi succede niente. Comunque, la prima volta l'ho fatta da sola. Ah, ora capisco. Quando ho visto che la moneta è iniziata a muoversi, l'ho subito detto ad una mia amica che ha la casa piena di demoni maligni e benigni. Quindi non so demoni se so benigni comunque. Man mano che la facevo scoprì cose nuove. Ho scoperto che uno spirito credo guida. Di nome Davide, di 10 anni, che mi si perseguita. Se è uno spirito guida non ti perseguita, però. Allora, lui riesce a farmi capire che è vicino a me, stringendo, senza farmi male, il polso. Però c'è anche una parte oscura. Ho avuto una visione questo mese, circa alle 3 di mattina, e avevo come la sensazione di qualcuno che mi toccava il fianco. Davvero inquietante. Ci sarebbe molto altro, però è difficile da spiegare per email.
Spero di essermi spiegata abbastanza decentemente. Ti auguro buona fortuna a leggere le storie paranormali che ti mandano. PS, continua così, by Maika. Grazie mille, è una storia bellissima. Allora, Maika, praticamente sei dello spirito guida di quello lì, non ti devi preoccupare, anzi, devi essere anche, come si dice, quasi onorata ad averlo, nel senso ad avere delle risposte da lui. Perché di solito se si fanno sentire, non lo so, è più bello, però boh. Se ti dici di avere anche qualche spirito maligno. Comunque, raga, io vi dico questa cosa: se in casa vostra succede che cascono oggetti o qualcos'altro, le porte che si chiudono, non vuol dire che sono demoni, ricordatevelo. Magari sono spiriti normali che si vogliono far sentire. Quindi, ecco, tipo in questo modo. Quindi, provate a comunicare e magari aiutate come ho fatto nella live che vi lascio qua. Allora, ragazzi, queste qua erano le storie. Scusatemi se non ho potuto leggerne delle altre, ma sono veramente tantissime e poi il video viene veramente lungo e sinceramente non mi piace. Quindi nulla, raga, se volete un prossimo episodio, magari arriviamo a 600 like, magari se volete tipo le mie esperienze paranormali, anzi niente, arriviamo a 600 like perché tanto le mie esperienze paranormali le vedete nel video e anche se a volte mi capitano anche qualcosa senza la telecamera, anche più di qualcosa, però vabbè, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, appunto, iscrivetevi, passate dal link in descrizione tutti i link che praticamente è come la pagina Instagram, pagina di YouTube di Paul, e poi mi sembrava ho messo anche qualcos'altro, però, le mail, quindi nulla ragazzi, qui da Xpacard è tutto, iscrivetevi, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video.